dopo 20 anni di vita praticamente normale, in una casa di cura assistita, insomma, mutismo assoluto, la spina staccata, da allora sempre la stessa stanza, gli stessi gesti maniacali e la testa ferma all'infanzia, senza TV, senza giornali, senza più visite, senza. Ma io, Marino, dice, un giorno esco, non è una decisione, semplicemente lo faccio, una passeggiata, 60 anni dopo. Gli infermieri ormai consideravano le meticolose abitudini di un ottantenne come una garanzia, invece un giorno attraverso la strada entro dove non immaginavo, un centro commerciale. Il centro commerciale è emozionalità, momento recreativo, edonistico, universo nuovo. Retail Entertainment, appuntamento di acquisto, l'individuo è dominato dal piacere, scatena comportamenti d'acquisto irrazionali e compulsivi. Lui comandante, il carrello è un peschereccio e i prodotti vi guizzano felici. Risultato? Diventa indispensabile entrarne in possesso. Il consumatore è come il Gollum di Tolkien. Il prodotto? Il mio tesoro! Chi è lei? Cosa fa lo spogliatoio d'uomini? Io mi ero accucciato dietro un armadio metallico, avevo trovato questo, sperato di non essere visto, invece arriva questa ragazzetta spillata su bocca, vecchia e nato, il grembiule azzurro e sotto le cosce scoperte. Le parole mi rimbombano nelle orecchie, vorrei scappare. E tu... Una ragazza delle pulizie, dato a quest'ora. Anzi, sono già le 8 del mattino e devo spiegarmi. Girati, che mi cambio. Beh, ma non stavo facendo niente di male io. Devi essere uno bravo, perché in tanti provano a rubare qui. Ma non ce la fa mai nessuno. Tipo di susso, sordido, odio, pre-vendetta, rialzo e rantolante. Rialzo e rantolante con sguardo bieco, scavo il mio animo in alto sacrificio a umana distruzione. Rialzo, piagato, piagato, rialzo, d'acqua l'ultima sigla, luce di lacrima, memoria di vita che fu, fratello odio, dolcissimo ultimo amico dolcissimo, perché? Una volta questo era un sentiero, la strada dei cavalli,
La usavano per andare a Castelluccio, a mia telegramma, raccogliere lenticchie. La strada, roba anni 70, quando con la macchina si voleva arrivare in camera da letto. E il posto qui è rimasto magnifico, magico. Gli odori sono gli stessi. E i ricordi più belli iniziano chiudendo gli occhi e respirando. Aspetta, aspetta che c'è qualcuno. Dunque, sento l'odore di prato bagnato. Come ti era proprio leggendo sulla bagnetta al centro commerciale. Una zia noiosa mi ha detto che c'era un bel giovane. Saresti tu. Io? Un suo parente. Sì, un bel giovane. Che arrivava a 30 anni e smise di parlare. E fu recuperato da un messaggio che da questo sogno mi sveglierò malissimo. Un senso di vuoto che tornerà a disperarmi. Ma quando sarà? Brucerò il manifesto sopra il mio letto. Ha resistito in bene per tanti anni, ma vorrei tornare e non potrà più ripetermi quella frase fighissima. Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo. Come lacrime della pioggia. Non lo so bene come, ma la mia risposta sarà la durata. Appartengo agli stati